Iniziamo come tutte le cerimonie serie che si rispettino con la famiglia del gonfalone e con lo spiro delle chiedi. Firenze vi dice grazie. Voi siete le coppie che si sono sposate 50 anni fa ed è credo molto bello che la città di Firenze vi possa dire oggi benvenuti a casa vostra, bentornati a casa vostra. Palazzo Vecchio non è del sindaco, Palazzo Vecchio non è della giunta, Palazzo Vecchio è la casa di tutti i fiorentini e oggi accoglie quei fiorentini che si sono sposati 50 anni fa in un mondo che era totalmente diverso. Io mi sono segnato un po' di cose che sono accadute nel 1961, il primo volo dello spazio, il muro di Berlino che viene tirato su nell'agosto del 61, l'inizio dei programmi del secondo canale della RAI, quella che poi diventerà RAI 2, oggi fa quasi ridere, no? Pensando a tutti i canali che abbiamo a disposizione. Naturalmente anche la nostra città è profondamente diversa. Allora c'era un sindaco serio che si chiamava Giorgio Lapira ed era tanta roba, diciamo, ma un pensiero a quei momenti. Ho trovato un articolo di un grande scrittore, di un grande fiorentino che poi diventerà sindaco, che era Piero Bargellini, che proprio tra il 60 e il 61 ha scritto un articolo che potrebbe essere stato scritto oggi rispetto a tutti i problemi di Firenze. Dice: Firenze non è più quella di una volta, c'è un sacco di sudicio, c'è un sacco di degrado. Ecco, se penso che erano gli stessi problemi, c'è più il traffico, è caotico, ci mancava solo la discussione sulla tramvia perché l'avevano appena levata e poi si era pari di quello che succedeva. E se ci pensate, nel 1961 si festeggiava un anniversario che si festeggia diverso anche quest'anno, vale a dire l'Unità d'Italia. Allora era il centenario dell'Unità d'Italia, quest'anno sono i 150 anni e Palazzo Vecchio è stato sede del Parlamento, il Salone dei 500 è stato la sede della Camera, qui si univa la Camera dei Deputati. A me pare bello e significativo, o meglio, diciamo così, mi piacerebbe tanto che il nostro Paese fosse unito e dimostrasse di poter stare insieme come state facendo voi nella vostra vita. Cioè fosse capace di superare le difficoltà, di trovare i motivi di gioia dello stare insieme e in qualche misura il nostro Paese fosse capace di un sorriso in più rispetto alle tante polemiche, alle tante assurde polemiche che lo circondano. Ecco, se dovessi dire un augurio che mi piacerebbe fare per la nostra città e per il nostro Paese è di prendere esempio. Voi sicuramente nella vostra vita avrete trovato tante difficoltà, avete anche avuto tante gioie e le gioie più belle ancora magari sono arrivate, perché come sempre
quando si raggiunge un traguardo è bello guardarsi indietro per fare un po' di punto della situazione, ma è ancora più bello poter guardare avanti. Ecco, l'idea che anima il nostro invito, l'invito della città, l'invito della giunta, del sindaco, è quello di dirvi, da un lato grazie per quello che avete fatto, ma dall'altro dirvi che abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della vostra saggezza, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, perché io vi confesso da giovane sindaco, l'entusiasmo che ricevo andando dalle persone più grandi di me è straordinario. Mi vengono stimolato, magari prendo anche qualche bronchino quando c'è qualcosa che non va, insomma, tante volte anche noi si sbaglia, senza fare riferimento al caso della neve, per dirne una, ma ne potrei dire, vero? Quante ne potrei dire? Invece mangiamo, quello della neve funziona da simbolo per tutte, e però sento anche da parte vostra un affetto che non è rivolto a me, anche perché per dirla in fiorentino in chi c'entro io, no, è rivolto al sindaco di una città a cui si sente voi volete bene. Ecco, e allora il senso dell'iniziativa di oggi qual è? Il senso è quello di dirvi, voi avete fatto tanta strada ancora c'è da fare, fermiamoci un attimo nel giorno degli innamorati. È stato bello vedervi arrivare in tanti in Palazzo Vecchio, molti di voi si sono sposati in chiesa, altri si sono sposati con altri riti religiosi o attraverso altre cerimonie laiche e religiose, ma è molto bello l'idea di tornare 50 anni dopo in un luogo che è il luogo di tutti, perché il Palazzo Vecchio è il luogo di tutti, e avere un giorno per voi, una mattinata per voi. Come l'abbiamo pensato? Nel modo più semplice possibile, perché si poteva anche organizzare il solito buffet, la solita mangiata, però secondo me era un po' tradire la logica della nostra iniziativa. E allora, grazie all'aiuto di tante e tanti dipendenti del Comune di Firenze, della Protezione Civile, perché siete tanti e quindi c'è anche i limiti di legge per cui sono tutti preoccupati, abbiamo pensato di fare così. Abbiamo pensato di lasciare nel salone, innanzitutto di lasciarvi una pergamena che non vi consegniamo, ma che vi verrà inviata a casa insieme a una foto. Questo spazio del salone dei 500, diciamo delle udienze della sala dei 500, ci metteremo due poltroncine e chi di voi vorrà potrà fare una foto con dietro un buffalone e con dietro il simbolo di Firenze e vi verrà mandata a casa, quindi ci sarà magari da fare un piccolo momento di coda, ci saranno delle persone che vi aiuteranno, prenderanno i nomi, abbiamo tutti gli indirizzi e insieme alla pergamena vi manderemo a casa questa foto. Per chi non ce la fa salire, vi rivolgo a chi è collegato con il video dalla sala d'armi, la stessa cosa faremo giù nel cortile della dogana. E poi soprattutto una possibilità di una visita del palazzo, ovviamente gratis. Una delle cose che faremo quest'anno sarà quella di modificare le regole del gioco sui beni culturali, perché a me che i fiorentini debbano sempre pagare, andando agli Uffizi, andando dal Darwin, cioè già è una cosa discutibile in generale. Nel merito mi fanno un po' arrabbiare perché insomma l'elettrice Palatina che l'ha lasciato a Firenze ai cittadini e ai forestieri, per il godimento dei cittadini e dei forestieri, il grande patrimonio culturale di questa città. Eppure purtroppo non riusciamo a fruirne bene come potremmo, però una cosa per volta, diciamo, oggi la giornata del Palazzo Vecchio è libera, vi abbiamo aperto anche due sale che di solito sono chiuse, la sala di Lorenzo il Magnifico e la sala di Cosimo il Vecchio. Sono due sale che solitamente sono sale per uffici e che nelle prossime settimane apriremo a tutti i cittadini. Da oggi, anzi soltanto oggi, in via eccezionale sono aperte queste due sale per voi, in particolar modo la sala di Lorenzo è molto bella perché è la sala nella quale si celebrano i trionfi di Lorenzo il Magnifico filosofo, Lorenzo il Magnifico protettore delle arti, guerriero, tanto guerriero non era, ma insomma c'è l'immagine di cui vince nella battaglia di Sarzana, insomma lo spazio per poter visitare tutto il palazzo. E poi, e questo è il senso profondo dell'incontro, la richiesta di un aiuto che vi facciamo nel dirvi grazie per quello che avete fatto sino adesso. Ed è questo anche l'ultima cosa che volete dire.
Noi abbiamo un 2011 che vedrà un sacco di cose da fare. Inaugureremo il Teatro del Maggio Musicale, il nuovo teatro. Sarà alla Leopolda, praticamente tra le cascine e la stazione Leopolda di oggi. Lo inaugureremo il 21 dicembre con un grande concerto del maestro Meo. Inaugureremo il nuovo Palazzo di Giustizia, nuovo, con Meo Meo di Fiorentino Pellerador, da 30 anni e da 20 anni. Però ci siamo, alla fine non è così, c'è belle mani e belle mani. E pensate a cosa potrà accadere quando spostando il Palazzo di Giustizia a Napoli avremo libero San Firenze, con tutto quello che significa qui, levando quelle mancarelle e quei motorini e facendo diventare quella lì una piazza, come era in passato, accanto al Vangelo. Avremo l'inaugurazione di alcuni grandi spazi, a partire dal Museo Pucci, a partire dal recupero di alcuni cinema del centro, inaugureremo persino il primo lotto del bypass di Galluzzo, c'era un cartello scritto che aspettate il cosiddetto la Fiorentina per inaugurare. Inaugureremo anche questo. Quello che però è più importante fare non sono piccole o grandi cose amministrative, è restituire ai fiorentini e per primi noi la gioia e l'orgoglio di far parte di questa grande comunità. Guardate che palazzo è questo. Lì Leonardo da Vinci vinse la battaglia di Anghiari, che poi è stata coperta dal pannello del Vasari. Di là Michelangelo gli doveva rispondere con la battaglia di Cascia. Il Vasari ha poi recuperato il tutto. E chi è giù di Saladana, o nel Salone del Gento, vede altri pezzi di questa storia. Però la cosa più bella di Firenze non è il passato. La cosa più bella di Firenze è il nostro futuro. E per questo futuro abbiamo tanto bisogno di voi. E allora, il giorno di San Valentino, un grazie a voi che avete camminato per 50 anni mano nella mano, e vi aspetta di camminare dell'altro, pensate di quello lì. E contemporaneamente una richiesta di aiuto da parte degli amministratori di questa città, continuate a voler bene a Firenze come avete fatto fino ad oggi, perché oggi è anche la festa di chi è innamorato di una città. E se tutti insieme vogliamo bene a Firenze, allora questa piccola cerimonia non è soltanto un atto di omaggio, è anche un tentativo di riprendere insieme il cammino. E allora per finire, qui le foto, per chi vorrà fare le foto, la visita del palazzo sarà libera, ci saranno delle guide sparpagliate che potranno darvi delle informazioni, la sala di Lorenzo e la sala di Cosimo sono alla mia sinistra, alla vostra destra per chi è nel Salone dei 500. E comunque sarete indicato vi sarà indicato dalla Protezione Civile quali sono i luoghi, e per tutti voi un grande grazie e il migliore augurio di buon San Valentino e di buona Firenze. Con la musica e lasciamo il controllo.